Prego. Ciao, dunque il convegno ho partecipato molto volentieri perché è un'esperienza che ormai mi è rimasta dentro e è giusto condividerla insieme agli altri. Lo so, magari parlami magari un po' più quello che dirai dopo, ecco, cos'è che dirai? Quello che dirò dopo è che questa esperienza mi ha abbastanza devastato, nel senso che mi sono ritrovato in una situazione che non avrei mai pensato di essere e in condizioni che adesso potrei dirti indescrivibili. Dopo nel parlare sarò un po' più chiaro, però è stata proprio un'esperienza che mi ha segnato molto e mi ha fatto ripercorrere in 70 giorni la vita che ho trascorso in 50 anni. Il collegamento che c'è nel mio passaggio è che nel momento in cui sono stato trasferito in una camera con televisione, quel giorno alla sera hanno trasmesso la vita di Giovanni Paolo II. Io sono stato a Roma nel 2000 e ho fatto la comunione durante il giubileo dei migranti proprio da Giovanni Paolo II. Quindi questo legame mi ha proprio scosso, anche adesso ancora la pelle d'oca, perché è proprio una coincidenza molto, molto particolare che oggi non so Insomma, spiegarle. ti ha dato forza, coraggio. Sì. Cioè, ho ritrovato la luce, anche se devo dire che durante tutto il percorso, anche avendo visto prima le bare a Bergamo, essere entrato dopo, non ho mai avuto la sensazione, nemmeno la percezione di non farcela. Quella lì non l'ho mai avuta, anche vivendo situazioni molto particolari, Sì. sentire che portavano via i morti da terapia intensiva. Tu sentivi che ce l'avresti fatta? Io non lo so, io in cuor mio avevo quello Perché lì. magari hai anche molta fede. Sì, ho anche quello, però in cuor mio non ho mai pensato, anche nelle situazioni più difficili, che non riuscirò a farcela. Questo qua è quello che forse mi ha anche aiutato. Voglio salutare in particolare la Croce Rossa che insieme con New Tabor, questa prestigiosa associazione del volontariato di questa zona, hanno organizzato questa giornata che è una giornata di studio ma anche di testimonianze. E dopo, direi, ancora in corso il Covid, il post-Covid, abbiamo già un'esperienza importante e oggi vogliamo dare il nostro contributo tutti, perché si parla dello sguardo positivo, no? Per diventare sempre più umani noi. E allora a me toccherà parlare un po' di questo sguardo. Dal punto di vista cristiano, ma cristiano vuol dire umano, e quindi sono felice di essere qua e di poter dare il mio contributo. Vi ringrazio di cuore. Grazie, grazie molto. Grazie, grazie. Voilà, je suis invité à ce symposium comme assistant ecclésiastique des pharmaciens Buongiorno, sono stato invitato a questo simposio come assistente ecclesiastico dei farmacisti cattolici, per la Chiesa dunque. Vengo dal Belgio, ma mi sento un po' a casa perché in passato ho svolto delle missioni nel cuore del Belgio, perciò sono molto felice di essere qui. In questa giornata cercheremo di prendere coscienza su come migliorare il nostro approccio alla pandemia, usando ciò che ci è stato rivelato durante la pandemia per migliorare il nostro modo di aiutare le persone. Abbiamo quindi molto su cui lavorare. Mi sono interessato in particolare alla questione numerica. Per la sorveglianza o il tracciamento dei contatti abbiamo utilizzato spesso i numeri, ma in realtà, come assistente farmacista, mi domando, questa medicina numerica esiste? Può darsi, ma deve comunque restare piuttosto fisica. Ecco dunque il nodo complicato su cui dibatteremo, trovando poi una soluzione. Mi chiamo Gianfranco Salsiburo, sono un cardiologo, esperto di bioetica clinica, quindi la mia esperienza sia come cardiologo sia ventennale, ho sempre partecipato a questi corsi di bioetica clinica organizzati dalla pastorale sanitaria,
cosa importantissima proprio in questo momento del post-Covid, perché tutti i problemi che sono stati trattati in questo momento sono problemi che sono stati trattati anche se in modo teorico e non pratico proprio dalla bioetica clinica, quindi è una cosa importantissima che serve prevalentemente per i medici che lavorano nei pronti soccorsi, per gli operatori sanitari in generale, i quali devono avere un comporto psicologico, ma principalmente diciamo intellettuale, per scegliere chi curare e come curare e come fare le scelte tra le persone che devono usufruire o meno di attrezzature che sono carenti e diciamo per vari motivi. Quindi questa attenzione alla pandemia e la possibilità di prevenire queste forme di pandemia che sono state così distruggenti in questo periodo in Italia. Vi ringrazio. Grazie. Grazie.